Buon pomeriggio, buon inizio di serata, visto che ci avviamo alla serata, a tutti voi cari amici, in questo sabato santo, vigilia della Santa Pasqua, vi ricordo gli appuntamenti di oggi, domani, lunedì dell'Angelo sui canali Rai e su TV 2000 e vari mass media e internet, ma intanto veniamo, diciamo, al vero argomento per cui siamo qui in questo momento con tutti quanti voi e noi. Parliamo dell'ultima puntata di SmackDown della notte scorsa, ovviamente come le altre pre-registrate al Performance Center di Orlando in Florida. Puntata dove abbiamo avuto, stiamo continuando come di consueto ad avere sempre nuovi spunti in prossimità di quello che sarà sicuramente il prossimo pay per view Money in the Bank, e manca l'ufficialità, ma può darsi che arriverà proprio in queste ore, o massimo nella nottata tra oggi e domani, che Money in the Bank il 10 maggio si dovrebbe tenere quasi sicuramente a porte chiuse come WrestleMania al Performance Center. Innanzitutto Braun Strowman ha iniziato ad avere subito qualche grattacapo. Nakamura ci ha provato in questa sfida non titolata dello Show Blu del venerdì sera, ma niente da fare. Sa di fatto che però nel segmento finale, quindi presumibilmente l'avversario prossimo di Braun Strowman, il primo avversario di Braun Strowman per difendere il titolo universale conquistato a WrestleMania ai danni di Bill Goldberg, dovrebbe essere The Fiend Bray Wyatt. Io dico solo, speriamo che non si tratti di un altro Firefly Funhouse match, speriamo bene. Poi ci saranno settimana prossima i primi match di qualificazione per gli incontri con in palio la valigetta, quindi un'opportunità titolata alla massima cintura. Per quello maschile avremo venerdì prossimo Daniel Bryan contro Cesaro, che fa sempre il guardaspalla di Nakamura. Invece Daniel Bryan mi pare non si è visto nell'ultima puntata dello Show Blu. Per il Money in the Bank ladder match femminile ci sarà, mi pare, Dana Brooke contro Naomi. Intanto venerdì prossimo anche un'opportunità di guadagnarsi una chance titolata per Tamina Snuka, che se dovesse battere Sasha Banks andrebbe ad affrontare proprio al pay per view Money in the Bank Bayley. Inoltre, nella puntata che ho terminato di guardare un'oretta e mezzo fa quasi, diciamo che le neo campionesse di coppia di categoria femminile Alexa Bliss e Nikki Cross hanno rischiato davvero tantissimo nel rematch titolato contro le Kabuki Warriors, che però dunque ora bisognerà vedere in che direzione si andrà con appunto Kairi Sane e Asuka. Da notare anche il buon debutto dei Forgotten Sons Stable, che fino a non molto tempo fa era in pratica andato ad NXT, non mi ricordo, probabile che ha avuto anche un regno titolato. Ho un regno titolato, forse ha vinto un Dusty Rhodes Classic, non ricordo bene. Che altro abbiamo visto nella puntata? Squash veloce, un match rapidissimo di Sheamus. No, settimana prossima invece, parlando della prossima puntata, mi pare che ne sapremo di più per quanto riguarda Mandy Rose e Sonya Deville. Ah sì, me ne stavo dimenticando. Tiger ha affrontato Dolph Ziggler, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Dolph Ziggler, che quindi sin da WrestleMania è accompagnato a bordo ring e sostenuto da Sonya Deville. Poi vabbè, sappiamo tutti come è andata a finire nel match tra Otis e Dolph Ziggler, con il tanto acclamato bacio tra Otis e Mandy Rose.
questi due performer hanno forse spoilerato, forse no, un possibile mixed tag team match 2 contro 2 a Money in the Bank tra Otis e Mandy Rose contro Dolph Ziggler e Sonya Deville. Inoltre, settimana prossima avremo praticamente la sfida opposta a 3 per le cinture di coppia di SmackDown. Quindi, chi non ha lottato in al Triple Threat Ladder Match di WrestleMania lotterà venerdì prossimo, che saranno The Miz, Big E. E mi sa Jey Uso, perché Jimmy Uso mi pare aveva combattuto a WrestleMania. Quindi ora abbiamo, diciamo, la domenica, poi lunedì è tempo di Raw, quindi scopriremo a Raw che altro c'è, soprattutto in chiave WWE Championship con il nuovo campione Drew McIntyre. Vedremo se si affaccerà Seth Rollins o magari Kevin Owens, staremo a vedere. E comunque ci tengo a precisare, come per lunedì prossimo, ovviamente puntata già pre-registrata, dovrebbe presenziare Jerry the King Lawler, che quindi tornerà al commento dopo svariate settimane, ovviamente di riposo e di casa, visto l'emergenza coronavirus, e senza dimenticare che comunque Jerry King Lawler, insomma, per chi è un fan sfegatato della WWE, un po' come me, diciamo che, insomma, purtroppo ne ha passati di tutti i colori, è stato anche male per un certo periodo qualche anno fa, quindi, insomma, il caro Jerry the King va tenuto sano e salvo fin quando si può, perché, insomma, è stata e sarà sempre una colonna portante di una delle voci della WWE, come per esempio anche Michael Cole, che avevo letto qualche giorno fa, è stato promosso, ha avuto un nuovo incarico in WWE, vista la sua veneranda esperienza nella federazione. Bene, grazie a tutti. Quindi, più o meno facendo un calcolo veloce, oggi è 11 aprile, più o meno un mesetto circa a Money in the Bank. Scopriremo, presumiamo, a partire da lunedì, se ci sarà possibile conoscere già qualche match per Money in the Bank. Ma sicuramente venerdì a SmackDown avremo già delle conferme su partecipanti ai ladder match, eccetera. Invece per Raw vedremo. Al momento non è stato detto nulla riguardo a qualche match che si svolgerà. Comunque, quindi il caro vostro Nicola De Lucia vi saluto e vi auguro buon proseguimento di pomeriggio, buona serata, buon sabato santo, non perdiamoci la veglia di Pasqua questa sera alle ore 21 su TV 2000 su Rai 1 e anche domani, sempre Rai 1 e TV 2000. Viviamo questo tempo di Quaresima nella maniera più bella, diciamo, nonostante il periodo non proprio felice. Comunque, bisogna avere sempre la speranza e soprattutto la fede. Dove trovarmi lo sapete, qui su YouTube Nicola De Lucia, su Facebook Nicola De Lucia, la paginetta Deluxe Television, su Instagram Nick Deluc 94 con 2C, no, con 2K, su Twitter Nicola De Lucia. Grazie a tutti e buon proseguimento. Ci vediamo domani, dove intorno all'ora di pranzo più o meno andremo a commentare quello che avremo visto nelle puntate di Raw e SmackDown, che andranno in onda domani su Cielo TV, canale 26 del digitale terrestre. Grazie a tutti, alla prossima, buon proseguimento, ciao a tutti, ciao.